I collegamenti ferroviari nella visione complessiva delle infrastrutture delle Marche. È stato questo il tema al centro del talk meeting promosso dalla Regione a Palazzo Ducale di Urbino. Un partecipato confronto e dibattito tra gli esponenti delle categorie locali e referenti nazionali per collocare le Marche sui binari giusti, all'insegna della sostenibilità, competitività e sviluppo del trasporto su ferro. Presenti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli. Dobbiamo recuperare alcuni decenni di mancata visione e lo strumento idoneo è proprio il piano infrastrutture, che dà una visione non solo per il collegamento tra i nostri territori provinciali, ma anche tra la nostra regione e le regioni dell'Italia centrale, nonché questa catena di collegamento tra il sud della nostra nazione e il nord, che è locomotiva di sviluppo. Dobbiamo rientrare tra le regioni più sviluppate d'Europa. Lo studio di fattibilità per la Fano Urbino è già stato realizzato da Ferrovie su incarico del governo nazionale per un incarico affidato nel 2016. Attendiamo la risoluzione di tutte le interferenze che con tutta evidenza ci sono lungo questo corridoio ferroviario, ma è importante collegare il nostro patrimonio dell'umanità urbino, che è capoluogo di provincia, con la linea adriatica, quindi con Fano, ma anche con Urbino. Una nuova linea ferroviaria che non arrivi solo oltre Falconara, ma che preveda una progettualità per tutte le Marche. Non ho mai visto delle ferrovie che vanno a donde. Noi abbiamo bisogno di una nuova linea veloce che ci faccia entrare nella contemporaneità dei tempi che viviamo. Le distanze non si vivono più in chilometri, ma in tempo. Se noi non accorciamo le distanze con i maggiori centri che hanno creato e stanno creando sviluppo economico in Italia e in Europa, saremo fuori dall'economia che conta nei prossimi anni. Presidente, uno dei primi passi è il ripristino della ferrovia Fano-Urbino, visto che siamo Urbino. Sì, l'anello ferroviario è uno dei passi più importanti per ridare vita al nostro entroterra, creare un servizio ma anche uno sviluppo a questi territori bellissimi che hanno bisogno di servizi. Sull'arretramento ferroviario lungo la costa si punta a fare il più possibile. Sull'arretramento ferroviario noi chiediamo più che arretramento una nuova linea che può dare alla linea attuale la possibilità di essere trasformata in metropolitana di superficie per collegare le nostre città sull'Adriatico e soprattutto per far sì che realizzando una nuova linea si può ambire ad essere una regione evoluta con l'alta velocità o almeno dei servizi assimilabili all'alta velocità che possano portare la nostra regione, le città della nostra regione, ad essere molto più vicine al nord e a tutte le grandi linee direttrici. Tra gli ospiti del meeting il direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Francesco Cantamessa, che ha parlato del treno come motore di sviluppo economico e turistico della provincia italiana. Ingegnere, ci sono delle novità sulla ferrovia Fano-Urbino, sul ripristino? Ma io mi auguro di sì, perché Urbino merita non solo il ripristino di questo antico e modernissimo binario per una mobilità colta sostenibile, ma merita molto di più, merita il ritorno di una ferrovia a esercizio quotidiano, di trasporto pubblico locale. Urbino è troppo bella, è troppo attrattiva dal punto di vista delle sue bellezze storiche, università, cultura, etnogastronomia. È troppo urbino per beneficiare solo di una linea storico-turistica e quindi io penso oggi, essendo qui in questa meravigliosa sala, ad altre città italiane. A Nuoro, che è raggiunta da un obsoleto treno a scartamento ridotto, a Matera, che non è collegata alla rete delle Ferrovie dello Stato, a Urbino, a questa perla della Valle Metauro, che ha perso il treno in maniera a mio avviso assurda, lasciandosi scappare un'occasione enorme, riammodernarla questa linea anziché declassarla a ramo secco. E l'errore più grosso secondo me fu compiuto in quel 1987, quando per i 30 anni successivi a fianco ai nostri 50 km di binari si sono alternate troppe divisioni politiche, troppe opinioni differenti. Il treno è unitivo, io sono sempre stato molto chiaro con tutta l'interlocuzione politica che si è avvicendata nella regione Marche, sia di centro che di destra che di sinistra. Le piste ciclabili aiutano il treno,
ma le piste ciclabili e il treno non possono concorrere, è una guerra tra poveri. Le piste ciclabili si possono fare in parte al sedime ferroviario. A fare gli onori di casa, nella città che ha ospitato l'evento legato alle infrastrutture, il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Le opere di cui si sta parlando, sia ferroviarie che stradali, portano questa provincia, la provincia bella, questa città di Urbino, ma tutta la nostra provincia in collegamento con l'Umbria, Toscana, il Lazio, e per noi è fondamentale, ma credo che queste infrastrutture, che devo dire questa Regione Marche insieme all'Umbria oggi è qui per capire come progettarle e come finanziarle, credo che diano un impulso nuovo al Paese, veramente quelle risorse economiche che devono essere investite per aumentare la produzione interna lorda. Qui parliamo non solo di turismo, che chiaramente ne avrebbe un beneficio enorme, ma avrebbe veramente un'importanza strategica per ripopolare le aree interne e soprattutto anche per le nostre tante imprese che lavorano nella nostra regione, nella nostra provincia, soprattutto che spesso non collaborano con le altre regioni vicine, che sono le regioni, diciamo, di questo paese, il centro Italia, che è molto laborioso, ma le infrastrutture che finora non ci sono state, perché siamo stati sempre tagliati fuori dal mondo, e chiaramente queste porterebbero una novità e un progresso enorme e soprattutto, secondo me, aumenterebbe il PIL del nostro paese. Si punta anche a recuperare dal punto di vista ferroviario collegamenti in tutte le aree interne, Pergola, Fano, Urbino. Beh, quello dell'anello ferroviario e della metropolitana di superficie è un'altra sfida che deve affrontare la Regione Marche. Sono davvero soddisfatto perché la nuova amministrazione regionale ha capito l'importanza di questa infrastruttura che collegherebbe le Marche da sud a nord, da est a ovest, e voglio annunciare per il 25 giugno la riapertura della tratta storica Fabriano-Pergola. D'altronde oggi l'ingegner Cantamessa, il direttore di Fondazione Ferrovie dello Stato, è presente in questo talk meeting per affermare l'importanza delle ferrovie anche nella Regione Marche. Noi ci siamo collegati con Bolzano, con la rete del Natale che non ti aspetti, è il nostro futuro, dobbiamo puntare su questo, Bolzano ci ha puntato e sicuramente sarà vincente. Il turismo sulle rotaie è fondamentale, voi pensate le persone che arrivano a Fano, Pesaro e Marotta che possono prendere il treno per raggiungere Urbino, per raggiungere anche tutto l'entroterra, sarà una vera importante promozione del territorio economica e soprattutto, secondo me, andiamo anche verso il rispetto dell'ambiente, perché permetteremo a persone di spostarsi sul binari al posto di spostarsi su gomma.